<laughs> © Nello stesso periodo in cui scriveva ai filippesi, l'Apostolo Paolo compone anche la splendida lettera ai Galati. Paolo si trova ad Efeso, siamo fra il 56 e il 57, in un periodo abbastanza turbolento per la sua vita. E gli arrivano notizie sul comportamento scorretto dei cristiani che vivevano nella regione di Galazia. Si trovava al centro dell'Anatolia, quella che oggi noi chiamiamo Turchia. E probabilmente sono i cristiani che facevano parte delle comunità Fondate proprio all'inizio della missione paolina. Dagli Atti degli Apostoli conosciamo le comunità cristiane nate ad Antiochia di Pisidia, a Iconio, Listra, D'Erbe. Sono tutte città che amministrativamente si trovavano nella regione di Galazia e quindi potevano essere chiamati Galati. Quindi non una lettera indirizzata ad una specifica comunità, ma a molte chiese che si trovano nella stessa regione, perché evidentemente in diverse di quelle comunità si era venuto a creare il problema dovuto a predicatori cristiani giudaizzanti, cioè qualcuno che era molto attaccato alle pratiche della tradizione ebraica e riteneva che per essere cristiani era necessario prima essere ebrei. Questo argomento verrà ripreso da Paolo nella lettera ai romani, scritta l'anno seguente, in modo sistematico. Mentre quando scrive ai Galati, Paolo reagisce improvvisamente al problema e con la focosità del suo carattere reagisce scrivendo una lettera di fuoco. La lettera ai Galati è infatti una trattazione vivace, anche piena di invettive nei confronti dei destinatari. Molti di questi Paolo... Li conosce bene personalmente, li ha formati lui, li ha introdotti lui nella predicazione evangelica e adesso si meraviglia del loro cambiamento. Infatti la lettera non inizia come al solito con una preghiera, un ringraziamento, ma con una invettiva. Mi meraviglio. Che così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo, passiate ad un altro Vangelo. Mi meraviglio. Paolo eh, sottolinea la stranezza di questo cambiamento. Sono passati ad un altro Vangelo. Attenzione perché quando Paolo scrive, la parola Vangelo non designa un libro come noi siamo abituati ad intendere. Ma la predicazione, il messaggio globale, un altro Vangelo quindi significa un altro modo di comprendere il messaggio di Cristo, di valutare la stessa persona di Cristo. In realtà però non ce n'è un altro, soltanto che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Avete l'impressione che ce ne sia un altro, ma non è vero. Paolo mette subito in evidenza il problema di questi predicatori che hanno turbato la comunità e tentano di sovvertire il Vangelo di Cristo. Perché dunque scrive? Per difendere il proprio Vangelo, cioè la propria modalità di presentare il Vangelo di Cristo. Paolo ritiene che sia l'unico modo corretto. Quindi tutta la lettera ai Galati la possiamo considerare una apologia del Vangelo cioè un discorso in difesa della predicazione cristiana. E Paolo lo fa soprattutto con due argomenti. Anzitutto con argomenti personali, autobiografici. Difende il contenuto della propria predicazione raccontando la propria esperienza. Poi... Con argomenti dottrinali. Infine, nel capitolo 5 e 6 troviamo le applicazioni pratiche, le conseguenze morali di questa dottrina. Proprio perché adopera argomenti personali nella difesa del Vangelo. In questa lettera ai Galati noi troviamo praticamente l'unica stesura autobiografica dell'apostolo. È l'unica occasione un po' estesa in cui San Paolo racconta la propria esperienza. Voi certamente avete sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo, come io perseguitassi fieramente la Chiesa di Dio e la devastassi. Probabilmente gli avversari di Paolo avevano detto che lui era un libero battitore, non era un apostolo. Quindi Paolo deve difendere la propria persona, la propria vocazione, il proprio ministero apostolico e racconta quel cambiamento radicale che ha segnato la sua vita, mettendo in evidenza come quel cambiamento non è dovuto ad una sua semplice riflessione, ma ad un intervento straordinario di Dio che lo ha cambiato in profondità. Io, dice, Ero in partenza un feroce avversario del cristianesimo, proprio perché ero attaccato alle regole della legge giudaica. Superavo nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali accanito come ero nel difendere le tradizioni dei padri. Ma io ero accanito difensore delle tradizioni giudaiche, ma è avvenuto qualche cosa nella mia vita. Quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, cioè Dio, quando Dio si compiacque di rivelare a me suo figlio, ecco come descrive la propria vocazione. Noi dal Libro degli Atti conosciamo la vicenda sulla strada di Damasco, dell'apparizione, del trauma di Paolo e poi del battesimo. Qui l'Apostolo non racconta i particolari, ma la sostanza. Dice che in quella occasione Dio gli ha rivelato Suo Figlio. È stata una Apocalisse. Sapete che la parola Apocalisse vuol dire rivelazione. E qui adopera proprio il verbo Apocalipto. Dio ha rivelato a me. Suo figlio, mi ha aperto gli occhi, mi ha fatto capire che Gesù è veramente suo figlio. Dio si è compiaciuto, ha avuto la benevolenza di rivelare a me suo figlio e lo ha fatto perché io lo annunziassi in mezzo ai pagani. Dio ha fatto capire a me che Gesù è suo figlio perché io potessi farlo capire ad altri. A quel punto io, subito, senza consultare nessun uomo, letteralmente dice, senza obbedire alla carne e al sangue, cioè non seguendo indicazioni umane, istintive, legate alla dimensione umana, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, dopo tre anni, andai a Gerusalemme per consultare Kefas. Paolo chiama sempre così l'apostolo Pietro, col suo nome aramaico, quel soprannome che gli aveva dato Gesù stesso. Nel 39, tre anni dopo la vocazione, Paolo si trova a Gerusalemme, consulta Cefa e rimane presso di lui 15 giorni. Incontra anche gli altri responsabili della comunità. Poi ritornò nelle regioni della Siria e della Cilicia. Ritornò a Gerusalemme 14 anni dopo, per quello che noi chiamiamo il concilio di Gerusalemme. E nel racconto di Paolo c'è la precisazione che gli apostoli... I garanti ufficiali del Vangelo di Cristo diedero la mano a Paolo e a Barnaba, riconoscendo in loro degli autentici apostoli. Si divisero semplicemente il campo. Loro sarebbero rimasti a predicare ai giudei. Paolo e Barnaba avevano l'incarico di portare il Vangelo ai non giudei, a tutti gli altri. Quindi, la predicazione di Paolo non può essere tacciata di essere diversa da quella di Pietro. C'è una sostanziale unità. Per cui quei predicatori che contestano Paolo appoggiandosi a Pietro sbagliano. Sono degli imbroglioni, degli impostori. Effettivamente... Paolo ricorda che c'è stata un'occasione ad Antiochia in cui Pietro ebbe dei tentennamenti, ritornò un po' indietro, cioè non ebbe il coraggio di mantenere l'impostazione scelta e non aveva il coraggio di mangiare con i greci, proprio perché i giudei Avevano queste distinzioni di mensa e un giudeo osservante non condivideva la mensa con uno straniero. Queste idee erano entrate anche nella comunità cristiana e facevano fatica a superarle. Paolo, in forza della sua intelligenza, riuscì ad andare oltre quegli schemi razziali. E Pietro invece faticò molto e si trovò spesso tirato da una parte e dall'altra. Da una parte i conservatori che volevano mantenere il rigore giudaico, dall'altra quelli come Paolo che volevano aprirsi decisamente alla novità di Cristo. In quella occasione, racconta Paolo, egli resistette in faccia a Pietro, cioè si impose dicendogli che stava sbagliando. E così riporta una specie di discorso diretto che Pietro ha ascoltato direttamente da Paolo. Noi, tu Pietro e io Paolo, per nascita siamo giudei e non pagani. Tuttavia siamo peccatori, vero Pietro? Riconosci che sei un peccatore anche tu, anch'io. Eppure noi non siamo nati greci. Noi siamo nati ebrei. E tuttavia riconosciamo che come ebrei eravamo peccatori. E proprio noi sapendo che l'uomo non è giustificato dalle opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede di Gesù Cristo, anche noi, tu Pietro e io Paolo, abbiamo creduto in Gesù Cristo per essere giustificati dalla fede in Gesù Cristo. E il problema è qui. Noi osservavamo la legge. E allora potevamo accontentarci di quella. Perché abbiamo creduto in Cristo? Perché abbiamo ritenuto che solo Lui potesse salvarci. Tu lo hai fatto, io anche, in momenti diversi, in modi diversi, ma tutte e due noi abbiamo superato la mentalità giudaica e abbiamo aderito a Gesù Cristo. E a questo punto non possiamo tornare indietro. Se noi che cerchiamo la giustificazione in Cristo siamo trovati peccatori, come gli altri, forse Cristo è ministro del peccato? Impossibile. Frase un po' difficile. Paolo intende dire, tu Pietro e io Paolo abbiamo creduto in Gesù Cristo Convinti che Egli possa portarci alla salvezza, alla piena giustizia. Ora Gesù Cristo ci ha insegnato che non ci sono differenze fra gli uomini, che dobbiamo aprirci a tutti, accogliere tutti, mangiare anche coi greci, perché non sono impuri. Quante volte Gesù Cristo ha avuto contatti con dei pagani e ha detto che addirittura un centurione aveva più fede di Israele? Allora, se noi crediamo che questo comportamento insegnatoci da Gesù Cristo sia un peccato, allora vuol dire che Gesù ci insegna a fare peccati. Ma ti sembra possibile? Che noi seguendo Cristo impariamo a peccare da Lui? Questo è impossibile. Però se io riedifico quello che ho demolito, mi denuncio come un trasgressore. Noi abbiamo demolito. Se adesso ricostruiamo e eh, dimostriamo di aver sbagliato. Noi prima abbiamo lasciato perdere quelle divisioni razziali ritenendole superate. Se adesso le riintroduciamo, eh, affermiamo che la scelta di prima era sbagliata. Se uno ha buttato giù un muro. Mentre i vicini gli dicevano guarda che non ti conviene perché serve. E ad un certo momento lo ricostruisce. È logico che i vicini gli dicano te l'avevamo detto che serviva e non bisognava demolirlo. Noi abbiamo lasciato perdere certe cose. Non perché ci siamo sbagliati, ma perché ne siamo convinti. E quindi dobbiamo continuare in questa coerenza. Mediante la legge, io sono morto alla legge per vivere per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Siamo di fronte ad uno dei vertici dell'epistolario paolino. Qui l'Apostolo sta parlando di sé in una comunione mistica con il Cristo. L'Apostolo si identifica talmente tanto con Gesù Cristo da dire che lui personalmente è morto, è morto quando è stato battezzato, quando è stato messo in comunione con la morte di Cristo. Sono morti in due. Cristo sulla croce e Paolo nel battesimo e ne è risuscitato uno solo, Cristo. Cristo vive in me. In forza della legge Gesù è stato condannato a morte. Anche Paolo si considera morto in forza della legge. E quindi se è morto, è morto per la legge. Basta, la legge mi ha condannato a morte, io sono morto, la legge non esiste più. Io sono morto per la legge, ma sono vivo per Dio. Il Cristo risorto vive per Dio. Pensate alla espressione: sono stato crocifisso con Cristo. Paolo si considera come crocifisso insieme a Cristo solidale con lui, partecipe della sua croce. Un crocifisso muore. Paolo è morto con Cristo. Non sono più io che vivo. Cristo vive in me. Paolo è morto perché possa vivere Cristo in lui. Questa vita che vivo nella carne, io la vivo nella fede del figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. È l'unica volta in tutto il Nuovo Testamento in cui si faccia questa affermazione al singolare. In genere si dice che Cristo è morto per tutti per gli uomini, per noi. Solo qui Paolo personalizza, è morto per me. Se è vero che è morto per tutti, è altrettanto vero al singolare, è morto per me. Ed è un discorso molto più accattivante e coinvolgente, perché non è un discorso generico. È un discorso personale che vale proprio per l'Apostolo. Egli dimostra questa sua profonda convinzione. Io continuo a vivere una vita nella carne, ma la vivo fondato sulla fede del Figlio di Dio, cioè sulla sua solidità. E quel Figlio di Dio ha amato me, proprio me, e ha dato se stesso... Proprio per me. Non annullo la grazia di Dio. Il rischio è quello di vanificare l'amore trasformante di Dio. Infatti, se la giustificazione viene dalla legge, Cristo è morto in vano. Guardate che è un'espressione importantissima che vale anche per noi. Se la giustificazione, la buona relazione con Dio, la salvezza, dipende dall'osservanza della legge, Cristo è morto per niente. Se è sufficiente osservare la legge, eh? la legge c'era prima di Cristo. Se è sufficiente dire ama il prossimo tuo come te stesso e basta farlo, Cristo è morto per niente. Se c'è qualcuno che è capace di amare il prossimo con le sue forze, eh? perché osserva la legge, eh? Cristo è morto per niente. Ma dire una cosa del genere significa annullare la grazia di Dio. Si rischia di farlo. Ci sono dei predicatori che rischiano di farlo, sottolineando troppo l'impegno della persona, la volontà, il fare il bene. Il comportamento che osserva la legge. La giustizia non viene di lì, ma viene dalla grazia, cioè dalla trasformazione del cuore. Paolo non era capace di amare il prossimo e Pietro nemmeno. Se adesso sono capaci di amare, non lo sono perché osservano la legge ma perché hanno ottenuto la grazia. Cristo non è morto in vano, perché ha ottenuto con la sua morte la capacità di osservare la legge. Per cui la salvezza viene dal Cristo solo da lui ed è valida per tutti. Ed è una salvezza che deriva dalla fede di Cristo, dalla grazia di Cristo, non dalla legge. Così Paolo partendo dal racconto della propria esperienza, è arrivato a questa grande sintesi teologica. E dal capitolo 3 riprenderà la trattazione un po' più sistematica. Stolti Galati, brutti stupidi, chi vi ha ammaliati? Chi vi ha fatto la fattura? Chi vi ha bevuto il cervello? Un mm, discorso pesante, provocatorio. Avete cominciato dallo spirito e finite con la carne? Avevate cominciato bene? E adesso cadete su una questione così importante? Con due riflessioni bibliche su Abramo e i suoi figli, l'Apostolo cerca di dimostrare come la salvezza sia proprio fondata sulla grazia di Cristo. E arriva al capitolo 4 ad un vertice che noi leggiamo frequentemente nella liturgia perché è un'ottima sintesi. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché noi ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli, ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, che grida Abba, cioè papà. È lo spirito del figlio che ci è stato donato. Quindi non sei più schiavo, ma sei figlio. E se sei figlio, sei anche erede, per volontà di Dio, non per merito tuo, non perché hai conquistato, ma perché ti è stato donato. Dio ha mandato il suo figlio perché noi schiavi diventassimo figli. È il grande messaggio della grazia. Questo è il Vangelo della liberazione. Siamo stati liberati per rimanere liberi, liberi dalla carne, liberi dal peccato, liberi dalla legge, trasformati dalla grazia per vivere ciò che il Signore ci ha donato.